Signori, percettori di reddito di cittadinanza, ci state a cuore. Stai a casa sul divano, tanto non c'è niente da fare e verrai premiato. Sulla vicenda del rave, in Consiglio europeo, spaccio di aree protette, devastazione di droga, in alcuni casi cantanti morti, devastazione internazionale, spaccio di arrosticini, che anticipa un rave party previsto per domani. Sud Italia produce il 30% di arrosticini in più di quanta ne possa produrre il Nord Europa. Le chiedo se in sostanza il tempo è un tempo lineare o circolare. Ovviamente ci muoviamo in un loop temporale. Noi abbiamo una macchina che, diciamo, tira un orizzonte degli arrosticini come una fisarmonica. Ve l'ho detto in un'altra conferenza stampa, ma io non posso vendere gli arrosticini. Ma di che stiamo parlando, signori? Cioè, abbiamo presente le norme per fermare una volta per tutte Andrei Botti. Siamo tutti illustri davanti a Dio. Sì, confesso. Sta affrontando Andrei Botti con coraggio e determinazione. Ora, la vicenda non riguarda solamente Atlanti, in materia, punto primo, come voi sapete, riguarda anche esponenti di altre dimensioni che oggi voglio ringraziare. Il coraggioso Giuseppe Conte, il cui governo aumentò di 3 miliardi i banchi a rotelle militari, perché insomma credo sia importante. Quello che riguarda il congresso del Partito Democratico lo trovo affascinante. Purtroppo questo congresso andrà avanti per diversi anni, tanti decenni. C'è una fine di questa cosa, quando se ne vanno tutti e fini, no. Per me vince solamente Massimo D'Alema e penso che possa creare il Partito Democratico dei suoi sogni. Come luogo di indottrinamento mentale sono tutti i segnali che dicono Massimo D'Alema ha scatenato il conflitto della scatola rossa. Lo trovo affascinante e penso che questo debba spingere me e tutto il governo a dimostrare che si può trovare. Il suo potenziale è potenzialmente altissimo. Se Andreotti avesse dovuto uccidere tutte le persone che gli hanno dato fastidio, avrebbe dovuto rivolgersi ad avversari ben più importanti di Pecorelli. E forse un cimitero non basterebbe a raccogliere nelle spoglie. Roberto, Michele, Giorgio, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo. E noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino.